Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per un appuntamento annuale. Sì, ormai. Sì, il mio maglioncino. Siediti, qua. Queste cose non si devono vedere. Togliete i bambini davanti alle videocamere. Allora, siamo qui infatti per fare la ricetta buona buona di Natale. Qual è? Ce ne sono tante a Natale, però... Sempre impreparato, però in questo caso sì, la scacciata tuma e acciughe. Una tipica specialità della nostra terra, la Sicilia. Sì, una tipica specialità nordica, della Germania. No, è una scacciata, cioè una pizza salata coperta, che rottura, piena di un formaggio buonissimo che voi chiamate primo sale e che noi chiamiamo tuma. Sono un po' diversi, però più o meno la sostanza è la stessa. Ma sì, infatti. Vi assicuro che le scacciate sono un piatto tipico di Natale. Molte famiglie mangiano soltanto la scacciata. Molte famiglie mangiano solo la scacciata per Natale, una bella scacciata. Ce ne sono di vari gusti, ma oggi noi vi proponiamo quella tradizionale. Oggi sei un po' alla Lily Gruber. Quanto stai parlando, amore? Sarà il foglietto che tengo qua. Sarà il foglietto. E quindi, bastano queste telegiornaliste e andiamo a fare la scacciata. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra scacciata. Sì, tuma che e buona! Acciuga. Questa è la tuma, chiamata tuma da noi in Sicilia, infatti anche qui formaggio tuma dei Nebrodi. In realtà è un primo sale se la cercate al nord. Poi delle alicine all'olio di oliva, anche quelle sotto sale potete usare, ma quelle all'olio di oliva sono un po' più delicate. Certo. 600 grammi il formaggio, i filetti di alice decidete voi quanti, io ne metterò un 7-8, voi decidete. Un chilo di pane in pasta per pizza, la ricetta la trovate qui, vi si apre la slide in questo momento. Io tra l'altro l'ho fatta con una buonissima Senatore Cappelli, che è una farina nobilissima, tra l'altro a pietra questa, che è stata mandata da una nostra amica di Arte per te, di Due Corona K, a cui io mando un grande bacio. Ti ringraziamo veramente di cuore. Ora non diciamo il nome per la privacy, ma... Vediamo, facciala assaggiare un po', vediamo. Avevo la possibilità di usarla per un qualcosa di speciale. Vediamo, avevo la possibilità di assaggiarla per un qualcosa di speciale e ho scelto di farci la scacciata tuma e acciughe. Questo ve la deve dire lunga su quanto è buona questa preparazione. Molte cose vanno assaggiate se venite in Sicilia. Una di queste sicuramente è la scacciata tuma e acciughe. Cominciamo subito. Come prima cosa affettiamo il nostro formaggio. Facciamone tante belle fettine perché dentro la scacciata vanno riposte abbastanza ordinatamente. E a fettine perché dobbiamo poi mettere in mezzo anche qualche acciughina. Certo. Scolo le alici e le metto qui da canto. Benissimo, adesso stendiamo la nostra pasta della scacciata. Benissimo! Gabri! Lo divido in due dischi o in due pezzi, uno leggermente più grande di un altro. Col mattarello facciamo un bel disco di pasta. Presa la teglia, la ungo con dell'olio extravergine di oliva. Ottimo. Bene, teglia unta. Arrotoliamo la nostra pasta sul mattarello. Così. E srotoliamola nella teglia. Io lascio così un po' tesi gli angoli. Ad accogliere il ripieno, quindi adagio la mia tuma. Ok, dopo aver messo il formaggio, prendiamo le nostre acciughine e così disordinatamente mettiamole un po' dappertutto, a seconda di quanto vi piacciono. A noi come ci piace? A noi ci piace con tante acciughine. Eh sì. Perché danno quel... il primo sale e la tuma è un formaggio non... sì, saporito, ma non sapidissimo. Invece l'acciuga dà quello sprint... wow! Dopo aver messo l'acciuga, proprio sui pezzi di acciuga ricopriamo con la tuma. È un'antica tradizione della tua famiglia, no? Questa qua di preparare, mi pare... Noi la prepariamo sempre, veramente noi siamo più fan di quella con i cavolfiori e con i broccoli, diciamo che a me piacciono di più quelle con le verdure.
Però anche questa tu me acciuga. Io di questa non ne mangio mai tanta, perché siccome so quello che c'è dentro, mi preoccupo per la linea. Allora, tieni qui. Sì. E adesso stendiamo anche l'altro disco di pasta. Ok, quindi anche il secondo. E anche questa mettiamola, adagiamola dentro. Ora, prima di arrotolare, tradizione della mia famiglia questa, è quella di fare il bordo farcito. Cosa significa? Di solito il bordo è semplice, è solo di pasta. Noi invece mettiamo anche gli ingredienti all'interno del bordo. Che pezzo di tuma. Mi sa che la tua famiglia è un po' golosa. La mia famiglia è molto golosa. E arrotoliamo. Così tutte le parti saranno belle saporite. E il bordo, che è l'ultimo che rimane per essere mangiato, è una delizia. Al centro pratichiamo una piccola croce. E punzoniamo con la forchetta. Che sono i buchi per la velocità? Quindi con un coltello diamo le famose intacche, facciamo le tacche. Naturalmente dalla parte non della seghettatura. Certo. Le intacche sarebbero... Le tacche. Mi sta venendo. Le tacche, scusami. E ragazzi, qua ci vado molto così. E vai. Silenzio, ragazzi. E adesso con la manina massaggiamo l'olio sulla nostra scacciata. In forno a 180 gradi, forno ventilato, parte mediana del forno per una ventina di minuti. Fate sempre la prova forno vostro, perché ognuno va a sé. Bella per non farvela vedere sul tagliere, servitela così, su taglieri grezzi, la tagliate direttamente e la servite a tavola con un'apparecchiatura adeguata, quindi molto grezza e molto povera. Divertitevi a sperimentare i vari gusti delle scacciate che vi proporremo. Vi mettiamo qua quella che abbiamo fatto l'anno scorso, che era una variante vegan per gli amici che invece non mangiano né formaggio né carne. Quindi vi lasciamo alle foto veramente adesso e ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto al servizio, in collegamento dalla cucina di Due Cuori Una K, abbiamo visto, preparato per voi, come si fa la scacciata. La scacciata, sì, vi è piaciuta la scacciata? Ci sono vari altri modi per fare scacciate, vari altri condimenti. E quindi passo la linea alla mia... Per l'elencazione. C'è la scacciata con i broccoli che abbiamo fatto l'anno scorso, vi linkiamo il link qua. Anzi no, era col cavolfiori, c'è con i broccoli, c'è col prosciutto e il formaggio, c'è con le patate, c'è con le olive, il pepato. Insomma, se vorrete ne faremo anche altre, tanto noi saremo ben lieti di mangiarle. Basta, adesso voi andate a provarla e poi scriveteci qua sotto come la trovate. Se il video vi è piaciuto, cosa devono fare? Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, accendete l'albero di Natale, condividete il video e mi raccomando, indossate anche voi maglioncini tipicamente natalizi. E magari regalateci un pollice in su. Ah, ecco, infatti. Allora ragazzi, scherzi a parte, se il video vi è piaciuto metteteci un pollice in su, perché questo aiuterà Due Cuori Una K a crescere un pochettino e la cosa non fa mai male, specie se ritenete che le nostre ricette siano... E soprattutto se volete vedere altri maglioni particolari, mi raccomando, continuate a seguirci. E noi ci ritroviamo sempre qua. Sulle vostre tavole. A presto, ciao.